interpreta il popolo russo, perché ciò che dice il popolo russo è ciò che Putin sta facendo. Devi difendere il tuo popolo, e devi difenderlo perché il tuo popolo è portatore di un'altra visione del mondo. Questo è quello che sta accadendo in Russia. Noi dobbiamo capire la profondità di ciò che accade. Lo dico perché io recentemente ho letto Guerra e Pace, per la prima volta l'ho letta tutta, ci ho impiegato un'intera estate l'anno scorso per leggere, e ho capito che cosa voleva dire questo signore che vi ho ora citato, perché in quel libro, chi di voi l'ha letto, immagino molti, c'è la storia, tra la bellissima storia d'amore, ma c'è la storia della vittoria del generale Kutuzov su Napoleone. Uno dei tentativi di assalto dell'Occidente contro la Russia fu proprio quello del 1812 Napoleone. E la cosa straordinaria del libro di Tolstoi è che lui racconta questa, aperte virgolette, vittoria, rovesciando il significato completamente. Kutuzov perdette la battaglia di Borodino. La battaglia fu una battaglia che vada bene pari pari, 50-50, 50%. E quando racconta questa cosa, Tolstoi ci fa capire una cosa profondissima che riguarda proprio il popolo russo. Nessun altro popolo europeo come il popolo russo con la storia la può raccontare. Ed è questa, che quando i generali che stavano intorno a Kutuzov si riuniscono dopo Borodino, lo racconto nel libro anche sì, questo, quando i generali, sono tutti generali francesi, tedeschi, inglesi, danesi, intorno al generale russo Kutuzov ci sono tutti gli stranieri che hanno combattuto insieme alle truppe dello zar per difendere Mosca. Lui si addormenta mentre i generali discutono il da farsi, lui dorme, sonnecchia. È un fatto storico, vero? E poi decide, ignorando quello che gli dicevano i suoi generali, di ritirarsi, e va indietro, e Napoleone arriva e conquista Mosca. E sembra che abbia vinto, ha vinto, ha catturato la capitale della Russia, si installa, occupa i palazzi più belli di Mosca, e diventa il padrone di Mosca, ma succede una cosa che nessuno avrebbe potuto prevedere in nessun modo. Solo chi conosceva la Russia poteva prevedere, e Kutuzov era uno degli uomini che conosceva il suo popolo, non era un intellettuale russofobico, era un intellettuale russo, e lui capì che la vittoria di Napoleone stava sfumando in quel momento sotto i suoi occhi, perché i contadini della Russia si ritirarono, nessuno diede loro un ordine, non ci fu nessun ordine, i contadini della Russia si ritirarono da Mosca e incendiarono la città. E l'esercito di Napoleone vincitore si trovò improvvisamente in mezzo a una pianura sterminata, senza avere niente da mangiare, niente da depredare, niente. Capite? Il popolo russo ha vinto Napoleone, non Kutuzov. Ecco, noi ci troviamo più o meno nella stessa situazione. Allora tu dici Cina, la Russia. Io sono convinto che sta avvenendo una cosa di proporzioni immense, e cioè l'Europa per la prima volta ha a disposizione un interprete per fare parlare l'Europa con l'Asia. Se noi respingiamo la Russia, noi respingiamo l'unico strumento che abbiamo per capire la nuova civiltà che dominerà il mondo, che lo sta già dominando. E quindi l'Europa avrebbe tutto il suo interesse storico, strategico, di parlare con la Russia, di fare propria la Russia, di portarla con sé, e di essere lei con la Russia, perché altrimenti fra 10 anni, se non ci sarà la guerra, se riusciremo a sopravvivere, fra 10-15 massimo anni, noi avremo di fronte, noi, tutto il mondo, non solo l'Europa, ma tutto il mondo avrà a che fare con un paese che gli è sconosciuto, perché la Russia, bene o male, è Europa. Mentre la Cina non è Europa, la Cina è un altro mondo, un altro pianeta di cui noi non conosciamo nulla, e la Cina ha un peggiore difetto: la Cina non è abituata a governare il mondo. Non dimentichiamoci questo, l'Europa ha dominato il mondo, poi gli Stati Uniti hanno dominato il mondo, la Cina sono 5 secoli che non domina più niente,
e si troverà al comando del pianeta, perché lo è già, e lui non sapeva che linguaggio parlare con loro. Quindi il problema di fondo riguarda il nostro futuro. La Russia è lo strumento principale con cui gestire in un mondo plurale il mondo del futuro. Se noi perdiamo la Russia, noi andremo di fronte a condizioni di gran lunga più pericolose, peggiori, più attuali. Non perché io sospetti della Cina, ma perché un grande imperatore che non conosce il mondo che vuole e che deve governare può essere un imperatore che fa errori molto gravi. E quindi questo è il momento in cui noi ci troviamo, un grande momento, subito, per evitare la guerra. Ma anche Putin è vicino. E infatti guarda, guarda un po', è quello che volevo aggiungere, guardate un po', mentre l'Europa è nel panico, nessuno sa cosa sta per succedere, Dio mio, cade la sterlina, l'euro, che succede? Tutti pronosticano tutte le fini del mondo. In questo momento i nostri giornali si sono dimenticati che Putin andava in Cina a stringere i più grandi accordi commerciali con la Russia, con Xi Jinping, che siano mai stati concepiti. Cioè noi abbiamo assistito in questi giorni allo spostamento di un pezzo enorme del potere verso Oriente, alla creazione di un nuovo equilibrio mondiale. E noi continuiamo a pensare di essere al centro del mondo, ma noi siamo la periferia ormai del mondo. Ce ne accorgeremo quando ci sarà la linea diretta a Pino Mosca che trae una mezza di treno. Allora c'è cosa più o meno. Se sembra adesso questo discorso è molto affascinato, quello che vuoi. Io già allargato il discorso del libro. Ti propongo una cosa folle. Oggi ho visto Giulio e Cortina che stanno preparando la cena del Rotary. Oh, sì. Tu dovresti chiedere di aprirla con questo discorso. Voglio vedere la reazione. Stasera sarò alla gabbia, come voi potete immaginare non riuscirò a dire neanche tre parole insieme, se riesco a dirne quattro sarà già un miracolo, però in effetti tu hai toccato un grande problema, non il Rotary, perché non ho questa pretesa, ma io credo che di queste questioni dovrebbero parlare tutte le televisioni italiane. Se vivessimo in un mondo civile, noi dovremmo già oggi portare agli occhi di milioni di italiani almeno questi punti interrogativi. Poi uno può dire non sono d'accordo con te su un accidente di quello che hai detto, va bene, ma il problema non c'è, chiunque lo capisce che c'è, e quindi perché non ne parliamo, perché lo ignoriamo? Ieri, guardate, sono colpito da un fatto. Noi di Pandora, che abbiamo mezzi molto limitati, anzi volevo dire, se potete darci una mano, datecela, perché stiamo morendo, perché non ci mancano i soldi, dicevo, noi abbiamo guardato le notizie, e tra le notizie che abbiamo guardato è uscita quella che il premier turco Erdogan, adesso lo dite di sì, ma ieri nessuno poteva dire di sì, perché i nostri giornali non hanno dato la notizia. Ieri sera ero seduto davanti alla televisione al TG1, guardavo, aspettavo la partita, sento il telegiornale e dico adesso lo dirà, è arrivata la fine del telegiornale, non ha detto niente. Cioè non si sono accorti i nostri media, il Corriere della Sera non ha pubblicato una riga, La Stampa non ha pubblicato una riga, Repubblica non ha pubblicato una riga, non si sono accorti che il premier turco ha chiesto scusa alla Russia. Ma chiedere scusa non è la parola giusta, si è inginocchiato di fronte alla Russia. Scusate, non volevamo farlo, adesso puniremo il colpevole, vogliamo che le nostre relazioni ritornino al punto di partenza. Ma è un evento. Daremo dei soldi alla famiglia. Cioè è una resa totale, una vittoria assoluta di Putin, di cui noi non abbiamo saputo niente. Quindi Xi Jinping incontra Putin a Pechino, si cambia il potere mondiale sotto i nostri occhi, la Turchia si scusa con la Russia e noi non sappiamo niente.